abbiamo un patrimonio naturalistico incredibile. Noi siamo, abbiamo la fortuna di avere, di essere inseriti nel parco fluviale più grande d'Europa, un autentico paradiso che molti di noi non conoscono. Io ricordo che proprio poche settimane fa il presidente del parco, durante un appuntamento a Cuggiono, aveva detto una cosa simile. A Malpensa arrivano circa 4 milioni di visitatori, di questi uno solo, scusate, 24 milioni di visitatori, di questi uno solo, un milione di visitatori conosce e si ferma nel parco. Dobbiamo farci conoscere, e il parco è anche un soggetto, un attore fondamentale in questo scacchiere turistico, e deve ovviamente fare rete con tutti i sindaci. Gianpiero Beltrami, presidente del Parco del Ticino, colgo l'occasione anche per dire che da lunedì è anche il sindaco di Besate. Grazie. È vero, quello che ha affermato l'amico Mario è la sacrosanta verità. Sono 24 milioni di passeggeri che transitano da Malpensa, facciamo fatica a farci riconoscere da un milione di persone. 23 milioni ci ignorano, o perlomeno ci ignoravano. Oggi forse stiamo allargando un po' il modo per farci conoscere. Non siamo neanche stati aiutati troppo, per la verità, perché si confidava, quando c'è stata la manifestazione dell'Expo, che venissero favoriti la formazione, la creazione di ostelli, cosa che non è avvenuta, e questo ha, diciamo che ci ha messo nelle condizioni dove tutti hanno conosciuto Milano, e difatti l'incremento maggiore turistico attualmente è la città di Milano, che si dice sia la città più visitata d'Italia attualmente, ma non conoscono quello che è il suo circondario, e in questo circondario si estende il Parco del Ticino. Il Parco del Ticino è il parco fluviale più grande d'Europa, ma è soprattutto il parco regionale più importante d'Italia. Siamo ai piedi del podio in estensione, perché siamo il quarto parco nazionale con i nostri 94.000 ettari, e abbiamo dei fiori all'occhiello fantastici all'interno del nostro parco, tra cui va annoverato di Gevano sicuramente, come pure la città di Pavia, come altri paesi, a Viategrasso, che ha sempre avuto un'economia mista, mezzo industriale e mezzo agricola. Abbiamo all'interno del parco Sesto Calende, che si estende sul lago, e abbiamo la possibilità di fare in modo che gli agriturismi si sviluppino. Gli agriturismi si stanno sviluppando, però stanno cambiando un po' anche il loro ruolo, perché mentre una volta chi andava all'agriturismo diceva quasi vado all'agriturismo come andare in trattoria, oggi si va negli agriturismi invece con una potenzialità e una ricettività fuori dal normale, perché parecchi agriturismi hanno le spa dove vengono accolti i turisti, i visitatori, e quindi facciamo un po' invidia anche al Lago Maggiore. Adesso il Parco del Ticino è entrato nel contesto del MAB UNESCO, dove abbiamo preso per mano noi, grazie ai nostri sindaci, sia ben chiaro, perché poi i miei sindaci li ritengo i miei azionisti, per quel che mi concerne, ci hanno consentito di allargare i nostri orizzonti guardando un po' più lontano e magari con lungimiranza. Devo dire che il parco era molto conosciuto per le limitazioni, i condizionamenti,
quando si dice che nel parco non si può costruire, non è assolutamente vero. Non abbiamo mai lasciato costruire dove non si poteva costruire, ma dove si poteva costruire l'abbiamo sempre permesso. Ed oggi siamo in una condizione di aprirci ad un'elasticità urbanistica che è vero, i primi anni non esisteva, ma se l'avessimo permesso all'inizio, oggi probabilmente ci ritroveremmo i capannoni a Riva al Ticino, cosa che invece non abbiamo voluto e non permetteremo mai. Poi il Ticino ha le sue peculiarità, perché la fortuna nostra è di non aver mai canalizzato il fiume. E voi sapete che non canalizzandolo non si corrono rischi, perché il fiume esonda e rientra. Difatti qualche preoccupazione, va sicuro, in questo momento ce l'ho, perché con tutta la neve che è arrivata in montagna da finire che rischieremo un'esondazione al mese di giugno, cosa mai successa da quando esiste il parco, insomma. Ma prima o dopo la neve si scioglierà. Bene, noi in tutto questo contesto, il mio amico Mario diceva sì, è un paradiso terrestre. Qualche volta mi sono preso anche l'ospizio di vedere se trovavo gli gnomi. Non ci sono riuscito, però confido, non si sa mai. Qualche miracolo la sua eccellenza mi segna, qualche volta viene, non si sa mai. Noi nel nostro contesto faremo in modo di trovare modo e maniera per perseguire, fare rete, come suggerivano il sindaco Sala e l'assessore Dia. E convincevano, devo dire che lo stiamo facendo, ci troviamo in simbiosi. Ci troviamo in attinenza su quelli che possono essere gli sviluppi futuri nel mantenimento e nella pubblicità che riusciamo a portare sulle pagine dei nostri giornali e soprattutto dalle televisioni che ultimamente sono curiose e ci chiedono da più parti di venirci a visitare. Ci siamo allargati anche nella città. Stiamo promuovendo dei viaggi sui battelli per arrivare in Arsena a Milano. Diciamo che stiamo facendo quanto è possibile per scuotere un po' questa volontà di conoscere dove viviamo. Sovente si gira il mondo, ci sono ragazzi che conoscono tutto di Santo Domingo, di Cuba, eccetera, e poi magari gli chiedi dov'è il boschetto tal dei tali di Vigevano e non lo conosce, magari sono 18-20 anni che abita Vigevano. Facciamo in modo che tutto questo, se è una mancanza o un'indifferenza, cerchiamo di non esasperarla e frequentiamo i nostri posti. Certo. E per concludere, stiamo tirando le orecchie un po' anche ad Aipo. Ad Aipo abbiamo chiesto la grigliatura del canale squalmatore che sovente imbratta il Ticino. Il Ticino è famoso per essere il fiume azzurro e vorremmo mantenerlo tale. Se non ci viene data una mano, oggi so che sono stati stanziati 4,5 milioni di euro per far sì che venga creata la grigliatura a Milano e fare in modo che l'acqua poi, stiamo provvedendo anche ad un live europeo dove ci vengono riservati altri 4,5 milioni per mettere rimedio al depuratore dell'Arno e fare in modo che il fiume, come lo ricordavo io quando ero bambino, è passato mezzo secolo quando ero bambino, venivo dall'oltre Po Favese, sto parlando d'acqua ma io mi intendo anche di vino, venivo dall'oltre Po Favese a fare il bagno al ponte della Becca
perché il Ticino era il fiume più bello che ci fosse nel nord Italia. Cerchiamo di rivalutarlo e di mantenerlo come tale. Il nostro impegno come parco c'è, e grazie ai nostri sindaci che tutti si danno da fare per contenere e mantenere il parco in queste condizioni, faremo in modo che questo avvenga. Grazie.